Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi andremo a vedere un glitch degli RP. Anzi, non è un vero e proprio glitch, ma è una missione che ci dà la possibilità di avere molti RP. Questa missione la possono fare, diciamo, chi ha il carro armato. Comunque poi presenterò anche un altro metodo per chi non ha il carro armato. Quindi insomma ragazzi, state tranquilli, sia con il carro che senza carro non c'è problema. Allora, innanzitutto andiamo in attività create da Rockstar e cerchiamo la missione redattore e ladro. Questa missione si può fare anche con senza carro, ragazzi, senza problemi, quindi tranquillamente la potete fare. Allora, una volta preso entrati nella missione, cosa facciamo? Andiamo a chiamare il carro. Andiamo a chiamare il carro, prendiamo il carro e ci rechiamo nel punto di missione. Andiamo nel punto di missione per incominciare la missione, in pratica. E adesso andremo a vedere. È una missione, diciamo, abbastanza semplice, non è nulla di difficile, quindi la possono fare tutti. Come dicevo, la può fare anche chi ha il livello necessario per fare questa missione. Adesso non ricordo quant'è il livello necessario, però comunque sia, c'è scritto anche nella missione. Però presenterò anche un altro metodo per chi è a livello 6 per fare gli RP. Allora, una volta venuti in questo punto, cerchiamo di non far scappare il tizio che è nella macchina. Gli diamo una cecchinata e il gioco è fatto, ragazzi. Andiamo a recuperare la valigetta e continuiamo la nostra missione. Allora, questo metodo l'avevo presentato precedentemente nel mio vecchio canale Pedigree di Roma. Ancora funziona, quindi ve lo ripropongo e niente, andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Allora, una volta, diciamo, recuperata la valigetta, tutto quello che dobbiamo fare con il nostro carro armato è distruggere tutto, distruggere più veicoli della polizia possibile, e dobbiamo, non so, stare una decina di minuti o distruggere un centinaio di veicoli. Niente di più semplice e più divertente, no? Adesso lì a rompere il culo alla polizia, diciamo, dai. Una volta passati questi 10 minuti, tutto ciò che ci resterà da fare, come andremo a vedere in seguito, è nasconderci dentro a un glitch. Ci nascondiamo dentro a un glitch. Una volta nascosti dentro a questo glitch, l'unica cosa che dobbiamo fare è o aspettare che le stellette del livello di sospetto, le stelline insomma, vadano via da sole, in quel caso saranno altri 500 RP in più, oppure chiamare Lester, chi può chiamarlo, e farci togliere il livello di sospetto. A quel punto basterà andare a consegnare la valigetta e, come vedrete nel resto del video, riceverete intorno a 9-10.000 RP, dipenderà dal tempo che siete stati nella missione, e ricevete anche un po' di soldini, insomma, intorno a 20-22.000, quindi diciamo che può essere buono anche per i soldi, per chi magari non ha una lira, non sa come fare, non gli funzionano i glitch, oppure non ha fatto in tempo a fare il glitch, in qualunque genere di motivo può fare soldi in questa maniera con molta tranquillità. Per i ranghi bassi, giustamente, consiglio anche questa missione, e di andare comunque a nascondersi sempre dentro questo glitch. Questa missione funziona per tutte le console, anche su Next Gen. Ovviamente i possessori di Next Gen dovranno andare a cercare un altro riparo, perché in Next Gen questo bug che io vi ho fatto vedere non funziona, non è possibile utilizzarlo perché l'hanno chiuso. Però ci saranno altri bug dove andarsi a nascondere e fare il tutto, diciamo. Adesso andiamo a consegnare la valigetta allo zio Martin. Io qui ho fatto un girone del cazzo, infatti non si sa che ho fatto. E niente, andiamo a consegnare la valigetta, vicolo cieco, va bene, scenderemo a piedi e andiamo. Andiamo a consegnare questa valigetta e, come potete vedere ragazzi, ci sono un sacco di RP, perché sono molti RP e sono buoni per il nostro caso, per il nostro scopo.
e ci dà anche abbastanza soldi. Allora, adesso andremo a vedere, ci dà 20.007 più 9.600 RP. Se io stavo un altro poco devo anche totalizzare 10.000 RP. Ragazzi, questo è il glitch. Un saluto, al prossimo video.